Allora, solo una parola per ricordare che ormai i collaboratori sono entrati a regime e quindi le squadre sono assestate e gli orari si, diciamo così, scambiano di settimana in settimana, quindi adesso smetterò di rompervi le scatole il martedì con questa tabellina, solo che di commiato l'ultima volta ci voleva. Invece riprendiamo il discorso sui requisiti di giovedì scorso, dove abbiamo un po' trovato una casa, un luogo che potesse accogliere i vari diagrammi che facevamo, quindi sia il diagramma del processo, sia il diagramma delle classi, alla fine diventano parti, componenti di un documento più ampio di requisiti di cui abbiamo provato a accennare l'importanza e una possibile struttura. Poi ci siamo concentrati giovedì dicendo come possiamo raccontare i requisiti funzionali. Ci possono essere molti modi. Il modo che abbiamo scelto all'interno di questo corso è quello dei casi d'uso. Quindi in un ipotetico documento di requisiti, i casi d'uso è, diciamo così, riempiranno il capitolo dedicato soprattutto ai requisiti di tipo funzionale. Un piccolo inciso sul discorso requisito funzionale verso il requisito non funzionale. Mi rendo conto che c'è ancora un po' un discorso aperto, nel senso che ho dato le definizioni, però sarebbe bene fare qualche esempio in più. Abbiate un attimo di pazienza, portiamo avanti questa parte del caso d'uso che ci serve per il laboratorio, poi lo riprendiamo con qualche esempio, qualche esercizio sui requisiti, ok? Quindi capisco che ci siano ancora dei dubbi appesi, come ho visto un paio di domande in giro, ma le riprendiamo, no? È chiaro che sia solamente dare la definizione non ci permette di capire sostanzialmente un tipo rispetto all'altro. Però adesso questa mezza fretta di buttarsi nei casi d'uso. Allora, i casi d'uso sono uno dei tre elementi della forchetta che usiamo per descrivere il modello funzionale. Sui dati li abbiamo già guardati, i processi li abbiamo già guardati, i casi d'uso in realtà sono, li possiamo vedere come una specializzazione dei processi. Questa modalità, no, di intendere il funzionamento di un sistema è stato introdotto, diciamo, all'inizio degli anni 90, inizialmente come strumento di ausilio alla modellazione, alla programmazione oggetti, ma poi è stato esteso, no, come proprio strumento di descrizione, di modellazione più in generale. E di nuovo anche seguendo un pochino quello che fa UML in generale, UML è ancora da nascere, ma Jacobson è uno dei suoi autori, è divenuto poi più tardi uno dei suoi autori, c'è un'impronta molto forte all'aspetto visuale, così anche i diagrammi di processo, eccetera, non sono linguaggi da scrivere testualmente, ma sono modelli da descrivere graficamente proprio per la loro importanza comunicativa come, diciamo così, elementi di un documento requisiti che, come ho detto la volta scorsa, deve essere leggibile, non deve essere solamente esatto. Cos'è un caso d'uso? Un caso d'uso, la definizione mi dice che è un'entità che cattura un contratto tra lo stakeholder di un sistema e il sistema stesso a proposito del comportamento che il sistema deve avere. Cioè, quando io descrivo un caso d'uso, descrivo qualche cosa che il sistema garantisce di fare, ad un determinato tipo di utente. Quindi quell'utente potrà fare una certa cosa e il sistema garantisce di comportarsi in un certo modo. Quindi, poco per volta, ci stiamo spostando, stiamo un po' andando avanti nella progettazione di questi sistemi, ci stiamo spostando dal cosa fa al come lo fa. Non siamo ancora nel dettaglio di dire metti un bottone in alto a destra di colore giallo, no? Però cominciamo a raccontare non solamente più le azioni che il sistema compie, i vincoli su queste azioni, che facevamo con il modello di processo, ma anche qual è il comportamento che il sistema adotta quando svolge una certa funzionalità nei confronti di, qui dice in generale, uno stakeholder, cioè quindi una persona interessata al funzionamento del sistema, ma in particolare, più in particolare, sui sistemi reattivi, interattivi che usiamo noi, che sono al centro della nostra attenzione, quindi sistemi
dicevo, interattivi perché sono usati da persone e reattivi perché rispondono alle richieste delle persone, tipicamente, il sistema se ne sta buono lì tranquillo finché io non vado, non lo apro, non ci faccio qualcosa, quindi lui reagisce alle mie richieste. Allora, in questa tipologia di sistemi, tra i vari stakeholder di un processo, ce n'è uno che è più importante degli altri perché è colui che conduce materialmente, fisicamente, l'interazione. Cioè io posso avere, che ne so, il caso d'uso sull'inserimento di un corso nel mio carico didattico, nel mio piano carriera, dove lo stakeholder, ci sono più stakeholder, no? Lo studente, il docente del corso che si vede uno studente in più, la segreteria didattica che riesce a completare il piano di tutti i propri studenti, eccetera, ma chiaramente l'utente interessato siete voi, che andate lì, aprite e inserite il corso. E è a voi, in quel momento siete l'attore primario, cioè l'utente che direttamente attiva questa funzionalità e ha interesse al fatto che questa funzionalità sia fornita correttamente dal sistema. Quindi questo potrebbe essere un esempio di un caso d'uso, cioè io, studente, voglio inserire un corso nel mio carico didattico. E quindi io, che sono la persona che è interessata ad avere quel risultato, e sono la persona che dovrà interagire con il sistema per inserire quel risultato, sono l'attore primario rispetto a questo caso d'uso. Quindi l'attore primario, e ovviamente lo chiamiamo attore, non persona, perché la stessa persona può assumere più ruoli, no? Diversi nello stesso tempo. Quindi a me non interessa chi sia la persona, ma una persona che assume un certo ruolo in quel momento, poi lo vedremo meglio, inizia un'interazione col sistema perché vuole raggiungere un certo obiettivo. E la chiave è tutta qua. Cioè io non dico apro il portale della didattica per fare qualche clic, ma apro il portale della didattica per aggiungere un corso al piano di studio. Quello è il mio obiettivo. I casi di studio sono tutti determinati dall'obiettivo che l'attore si propone dentro di sé quando inizia una certa interazione. Cioè, nel momento in cui io inizio l'interazione so già qual è il mio obiettivo, so già qual è il punto d'arrivo. Ok? Premo il bottone perché voglio accendere la luce. Questo è facile perché l'interazione è fatta di un passo solo. Quindi rischiamo di confonderci tra l'intenzione e l'azione. L'intenzione è quella di accendere la luce, l'azione è quella di premere il bottone. Ma io mi avvicino al bottone non perché voglio premere il bottone, ma perché voglio accendere la luce. Poi so che per accendere la luce devo premere il bottone, devo sottostare a un certo comportamento, il behavior che è indicato qua sul primo bullet, un certo comportamento impostomi dal sistema, perché fatto così potrei fare così e le luci si accenderebbero, sarebbe un altro comportamento per ottenere lo stesso risultato. Quindi noi dobbiamo in qualche modo vedere, decomporre il sistema informativo in termini di quali sono tutti gli obiettivi che gli utenti possono avere nell'approcciarsi al sistema stesso. E ovviamente il raggiungimento di un obiettivo, ad esempio di prima, aggiungere un corso al carico didattico, può comportare più passaggi, di sicuro. E magari può anche non andare a buon fine, ti mancano i crediti, ti manca la frequenza, ti manca il che cavolo, e allora non riesci a inserirlo. E vabbè, però ci hai provato. Così quando vai al bancomat per prelevare. Poi magari non ci riesci, poi magari ti mangia la carta, tutto quello che vuoi, non ti ricordi più il PIN, e tante cose strane. Però sai che dovrai fare una certa serie di azioni che si concludono non perché il sistema si è stufato di te, ma perché tu hai raggiunto l'obiettivo che avevi. Nel momento in cui hai aggiunto quel corso nel carico didattico, clic sulla X e chiudiamo la finestra, finito, ho fatto ciò che volevo fare. Per me quel caso d'uso è finito. Quindi il sistema informativo, noi che lo stiamo progettando, deve garantire agli utenti il raggiungimento dei propri obiettivi. Lo descriviamo così. Quindi se noi lo descriviamo così, non ci metteremo mai nel sistema informativo una funzione che non serve a niente, o non serve a nessuno, o che è slegata da un percorso dell'utente. Perché andrò a implementare delle funzioni, ricordiamoci qui sto descrivendo le funzionalità che il sistema deve avere, i requisiti funzionali, delle funzioni le quali tutte sono finalizzate al raggiungimento di un obiettivo da parte di un utente, o di una categoria di utenti. Questi sono i casi d'uso. Sono le modalità, le tipologie di interazione tra l'utente e il sistema.
Vabbè, questo l'abbiamo già detto. Questi casi d'uso, che quindi sono tipo particolare di requisiti, non tutti i requisiti si possono esprimere sotto forma di casi d'uso. Ad esempio, quando abbiamo due sistemi che interagiscono tra di loro, non è che un sistema ha un obiettivo, ha un desiderio di svolgere questa cosa, sono macchine che si scambiano parti. Quindi in quel caso, la forma di casi d'uso non è adatto, ma è adatto in particolare per quei requisiti comportamentali in cui c'è un'interazione con l'utente. Non si concentra sulle interfacce, su come è fatta l'interfaccia, su come sono formattati i dati, quindi come vengono trasferiti fisicamente, e in qualche modo si disinteressa delle regole di business. Noi, come sempre, facciamo lo sforzo di separare gli aspetti. L'ho detto, il caso d'uso dello studente è inserire un corso nel carico didattico. Però no, cioè lo puoi fare nel periodo giusto, dal 1° settembre al quant'è di ottobre, solo in quel periodo lì, poi si riapre la possibilità di un corso nel secondo semestre, solo se hai pagato le tasse, solo se sei iscritto. Cioè c'è una serie di condizioni a monte che ti dice se quel caso d'uso tu lo puoi attivare oppure meno. Tu potresti anche avere il desiderio di inserire un corso, ma non puoi, perché c'è una serie di regole che ti dice che non puoi. Allora, queste regole noi le stiamo già esprimendo, le abbiamo già espresse, nel modello di processo. Il modello di processo è quello che mi dice se il token arriva ad abilitare un'azione di tipo caricamento dell'esame, nel carico di dati. Dopodiché, quando il token arriva nell'azione, per noi l'azione è un po' una scatola nera, non sappiamo cosa succede lì dentro. Ecco, cosa succede lì dentro lo raccontiamo invece attraverso i casi d'uso. Quindi i casi d'uso per noi sono una rappresentazione un po' piatta, alfabetica, come dire, di tutte le possibilità, ma non contengono le regole di quando queste possibilità siano lecite e quando no. Invece il fatto che le condizioni logiche, come dicevamo, logico-temporali, per cui una certa azione si possa fare oppure meno, e quindi in un certo caso d'uso si possa attivare oppure meno, ce l'abbiamo nel diagramma di processo. Messi insieme, questi due ci dicono tutta l'informazione che ci serve. Però il processo ci dà le condizioni, i vincoli di attivazione, e il caso d'uso ci dice le modalità di svolgimento. Ok, quando poi l'utente c'è scritto, inserisce il corso, in pratica cosa fa? E lo raccontiamo attraverso il caso d'uso. Quindi abbiamo questi due pezzettini. Quindi il caso d'uso descrive un insieme di interazioni. Potrei dire forse una sequenza di interazioni, perché le interazioni sono ordinate, non le sono messe insieme. Goal oriented, questa sequenza di interazioni è orientata a un obiettivo. Obiettivo che ovviamente è nella testa dell'utente e solo nella testa dell'utente. Queste interazioni avvengono tra attori esterni al sistema, tipicamente utenti. Teoria, la definizione generale prevederebbe anche che un attore possa essere un sistema meccanizzato, ma noi cominciamo a capirlo meglio con gli utenti, poi è facile generalizzare. Quindi attori esterni al sistema, cioè utenti, e il sistema, quindi interazioni tra queste due entità. L'utente e il sistema interagiscono, quello di interagire è scambiarsi dati, scambiarsi informazioni, in una certa sequenza. Una certa sequenza di passaggi. Queste sequenze di passaggi non sono tanto per divertirsi, ma sono per raggiungere un obiettivo. Obiettivo che è già chiaro all'utente nel momento in cui comincia. È l'obiettivo che, una volta che è raggiunto, renderà soddisfatto l'utente di aver raggiunto questo obiettivo e praticamente, fatemi dire, psicologicamente, per lui l'interazione è finita, il caso d'uso è finito. Nessuno di voi, credo, poi per carità le variabilità della mente umana sono molte, ma nessuno di voi credo che dopo che ha prelevato i soldi al banco ma stia ancora lì a contemplarlo, no? Cioè, hai raggiunto, prendi, vai, non finito, cioè, questo stai fatto. Ma non c'è nulla che ti impedisce di star lì o di continuare a schiacciare, cioè, però il tuo obiettivo era quello, ho finito quello, no? Infatti questo è il motivo
principale per cui il bancomat prima vi restituisce la tessera e dopo vi dà i soldi. Perché se il bancomat vi restituisse prima i soldi e dopo la tessera, 50% delle volte dimenticate la tessera lì. Perché l'obiettivo era prendere i soldi. Ritirare la tessera sarebbe uno sforzo in più che io devo fare per ricordarmi, ah sì, ma non devo andare via subito anche se ho raggiunto l'obiettivo, perché c'è un passo successivo che però in realtà non è il mio obiettivo primario in quel momento. È un passaggio necessario. Quindi i sistemi, quelli fatti bene, sono fatti in modo che il raggiungimento dell'obiettivo si concretizzi come ultima azione, non si è richiesto nulla dopo, perché sennò sarebbe tanto l'utente lo perdi dopo. Quindi, caso 2 lo schematizziamo come un attore o un sistema, che il quale sistema può essere disegnato con un rettangolo oppure semplicemente lasciato sottinteso quando ce n'è uno solo. L'attore lo schematizziamo con una sorta di ominide, una cosa che abbia una testa e quattro arti, più o meno va bene come attore. L'attore ha un obiettivo in mente e espleta questo obiettivo, cerca di raggiungerlo attraverso una sequenza di interazioni. Il caso d'uso descrive queste interazioni. Noi faremo due lavori sui casi d'uso. Uno dovremo elencare e nucleare quali siano i casi d'uso di un determinato sistema. Parleremo. E quindi quali sono, in altre parole, gli obiettivi che ciascuno degli attori del sistema può avere e che quindi il sistema gli permette di raggiungere. Poi, per ciascuno di questi casi d'uso, dovremo descrivere come avviene questa interazione. Come fa il sistema a supportare l'utente nel raggiungere l'obiettivo, ho detto dal punto di vista dell'utente, come fa l'utente a raggiungere l'obiettivo. In questo caso andremo a descrivere l'interazione, mettendo una spia qui. Qualcuno che si metta qua su un'interazione e veda le informazioni che passano avanti e indietro. Noi stiamo dando una descrizione esterna del sistema in questo caso. Però dobbiamo fare attenzione, quindi esterna del sistema significa che non stiamo vedendo cosa succede dentro il sistema. Questo l'abbiamo già fatto nel modello concettuale, l'abbiamo già fatto nel modello di processo, quali sono le regole che il sistema applica. Io adesso chiudo la scatola del sistema e mi chiedo cosa ci posso fare con questo sistema? Beh, gli utenti lo possono usare per raggiungere questi obiettivi. Ok, e per raggiungere questi obiettivi cosa devono fare? Beh, devono seguire una certa serie di passaggi. Non è proprio una difficoltà, però fatemi dire, la difficoltà nella descrizione dei casi d'uso è descriverli senza usare informazioni sull'interno del sistema, quindi descriverli dall'esterno, e ovviamente senza usare informazioni che sono nella testa dell'utente, perché ovviamente non possiamo specificare che cosa l'utente pensa o presupporre di conoscere cosa l'utente pensa. Quindi dare una descrizione esterna è come se ci fosse un osservatore che guarda gli utenti e dice: ah, questi utenti fanno queste cose, hanno questa varietà di comportamenti, ciascuno dei quali gli fa raggiungere un obiettivo, un po' come i documentari di Quark, no? Vedi la leonessa che corre, tu descrivi che cosa succede. La leonessa quando corre è perché ha fame, quindi l'obiettivo lei lo conosce, tu magari subito non lo conosci, ma poi lo capisci. Ma stai descrivendo quali sono i passaggi che seguono. Quindi i tre ingredienti principali sono l'attore, il sistema e l'obiettivo. Chiamiamo attore un tipo di utente, una tipologia di utente che interagisce col sistema. Questi attori sono molto imparentati con i responsabili delle azioni nei diagrammi di attività. Ricordate, nei diagrammi di attività abbiamo sempre detto: guarda che ogni azione o è compiuta dal sistema in autonomia, oppure deve essere sempre qualcuno responsabile di portarla avanti. Allora, nelle azioni abbiamo fatto attenzione a scrivere sempre un soggetto, oppure nelle swim lane abbiamo sempre fatto attenzione a intestare queste swim lane con il soggetto responsabile di questa azione. Qui la terminologia cambia leggermente, non chiamiamo responsabili, chiamiamo attori, ma sono sostanzialmente nel 90% dei casi la stessa cosa, lo stesso insieme di persone, lo stesso insieme di tipologie di persone.
E anche qua, così come nel diagramma di processi, ma qua si vede ancora di più, una singola persona può giocare ruoli diversi in momenti diversi. Quindi la stessa persona fisica un momento è l'attore di tipo A e un attimo dopo, per fare un'azione diversa, è l'attore di tipo B. Cioè tu, rispetto al sistema informativo, a seconda del tuo livello, del tuo ruolo, puoi avere accesso a certe funzionalità. E quindi questo lo schematizziamo fornendo gli utenti tipo ideali, ciascuno dei quali ha accesso a un certo insieme di funzionalità. Poi un utente fisico reale è la sovrapposizione di più tipologie di utenti. Quindi ad esempio tu come utente studente puoi accedere a tutte le funzionalità che sono pensate per l'attore studente, ma anche per l'attore utente generico. Cioè ciò che può fare un utente generico non iscritto al Politecnico lo puoi anche far tu, non è che perché sei studente non puoi più fare ciò che facevi come utente generico. E magari come studente gestionale puoi fare altre cose che gli altri studenti non sanno fare, non possono fare. Quindi ciascuno di noi, in funzione delle credenziali, no, che ha rispetto al sistema, può impersonare attori diversi, un insieme diverso di attori. Il sistema, diciamo, è una scatola nera, quindi non abbiamo molto da dire, semplicemente dicendo che c'è, e soprattutto il caso d'uso a questo punto lo descriviamo attraverso l'obiettivo che l'attore vorrebbe raggiungere interagendo col sistema. Quindi il motivo per cui lui spende del tempo a usare il sistema anziché andarsi a fare la passeggiata. Vabbè, ieri pioveva, quindi la passeggiata non era appetibile, ma oggi il tempo è libero. Il caso d'uso quindi descrive, una volta che ho identificato qual è l'attore e qual è il suo obiettivo, descrivo la sequenza di interazioni tra l'attore e il sistema, i passi necessari per raggiungere l'obiettivo. Poi ci concentreremo bene su questa parola interazioni, cioè ci concentriamo sullo scambio di informazioni, informazione che va dall'attore al sistema, virgola, l'informazione che va dal sistema all'attore. E normalmente sono alternate questi due passaggi. Se io schiaccio un bottone, lui mi fa vedere un risultato. Da questo risultato scelgo la terza riga, la seleziono, e lui mi fa vedere il dettaglio della terza riga. Poi schiaccio conferma e lui mi inserisce nella cancella, fa quello che deve fare. Quindi se ci pensiamo, è un'alternanza tra l'azione che fa l'utente, quindi fornisce l'utente delle informazioni al sistema, con le mie azioni, con i dati che inserisco, col luogo in cui clicco, in cui tocco, sto fornendo al sistema un'informazione. E il sistema in risposta cambierà la videata e quindi mi fornisce delle informazioni di risposta. Tra l'altro queste informazioni di risposta costruiscono, immaginiamoci una pagina, all'interno della quale ci sono alcuni elementi che io posso selezionare. E quindi la risposta del sistema decide anche quali sono le informazioni che io potrò fornire al passaggio successivo. È tutto un concatenarsi di informazioni che costruiscono una conversazione. Conversazione ordinata, cioè in ogni momento sai sempre a chi tocca parlare o a chi tocca fornire la prossima informazione. Quindi un po', io lo scrivo un po' come un ping pong, no? La pallina o è di qua o di là, e se è di qua devo tirarla di là e viceversa, non ci sono tante altre regole, no? Non ci sono tante altre possibilità. Ovviamente avrò una sequenza di interazioni che sarà la sequenza, diciamo, principale, quella normale, quella predominante, quella naturale, che è quella in cui tutto va bene, ma poi ci possono essere molte varianti di queste sequenze, le chiameremo estensioni, o eccezioni nel caso che siano varianti negative. Sono varianti che possono accadere quando qualcosa non va esattamente nel verso giusto. Cioè, passo 1, inserisco il mio nome, passo 2, il sistema mi fa vedere, che ne so, il mio profilo. Ok. Però se passo 1 inserisco il nome sbagliato, il passo 2 non può essere mi fa vedere il mio profilo, il passo 2 diventa il sistema mi segnala errore, mi dice che non esiste oppure che è il nome sbagliato. E allora al passo 3 io a questo punto reinserisco il mio nome e finalmente al passo 4, l'avrò fatto giusto al passo 3 spero, e allora al passo 4 il sistema mi farà vedere le informazioni che volevo.
Quindi sono due scenari, due percorsi, due sequenze di interazioni diverse che raggiungono lo stesso risultato. Cioè alla fine vedo questo profilo. Nel primo caso molto più velocemente perché non ho sbagliato o non c'erano anomalie nel sistema, l'errore può essere dato utente o dato sistema, eh? In altro caso invece ero un percorso un pochino più lungo perché ci sono stati delle deviazioni, noi chiamiamo, non mi sento di chiamarlo errore, una deviazione dal percorso principale. Quindi parleremo di uno scenario principale e di scenari alternativi, di estensioni dello scenario principale, che sono delle deviazioni possibili nella sequenza possibile di interazioni che l'utente può usare per raggiungere quell'obiettivo. Poi, se siamo fortunati, queste deviazioni alla fine magari mi allungano un po' il percorso, devo fare un giro più lungo ma arrivo al risultato. Oppure alcune deviazioni, alcuni errori che posso compiere fanno sì che il risultato non possa essere raggiunto. Sbaglio tre volte il PIN e la carta viene bloccata. Da lì finisco, non è che posso inserire una quarta volta e va bene. Ci sono alcuni casi in cui essenzialmente quel caso d'uso non è recuperabile, non può più arrivare a successo, cioè non può più arrivare al soddisfacimento dell'obiettivo dell'utente. Vabbè, può capitare. Dobbiamo ovviamente identificare, ricordiamo il discorso sulla completezza dei requisiti che abbiamo fatto la settimana scorsa, identificare quali sono tutti i comportamenti del sistema, sia positivi, cioè che possono arrivare a successo, sia negativi, cioè che impediscono di raggiungere successo e quindi generano condizioni di errore, di anomalie. Ma la descrizione della sequenza di interazione ci permette abbastanza facilmente di non dimenticare dei casi strani. Proprio perché ogni volta ci faremo la domanda, adesso a chi tocca comunicare? E che informazioni deve dare? E se non le dà che cosa succede? E quali sono i motivi per cui non potrebbe non darle o non averle? O darle in modo errato? Decomponendolo per passi è molto facile analizzare tutti i possibili malfunzionamenti. Noi chiamiamo attore, l'attore primario, questo oggettivo primario, perché potrebbe esserci anche uno o più attori secondari. Allora, questo è un punto che di solito crea un po' di ambiguità. In un sistema tradizionale, intendo un sistema web, un sistema desktop, un sistema mobile, di norma c'è solo un attore primario, cioè in quel momento sei tu che lo stai usando e basta. In alcuni casi però, per raggiungere l'obiettivo, è necessario che ci sia più di una persona a interagire, non dico contemporaneamente, ma insieme, congiuntamente, sul sistema informativo, contestualmente. A me un esempio che viene in mente è quando andate a fare la spesa al supermercato, per fare il conto, no? C'è il cassiere che batte, che carica i prodotti, e poi voi alla fine dovete inserire il PIN della carta di credito o quello che è. Per il pagamento. Allora, in quel momento l'attore primario chi è? Il cassiere. Però a un certo punto lui non può chiudere il conto finché tu non hai inserito il PIN. E tu sei lì, presente, metti le mani sullo stesso sistema informativo, che è il sistema cassa, il punto vendita, su cui lavora il cassiere, e il sistema informativo acquisisce un'informazione che in quel momento non è dall'attore primario, ma è da un attore secondario o attore di supporto. Cioè in quel momento una seconda persona con un ruolo diverso deve intervenire per poter completare il conto. Altrimenti questo caso d'uso è incompleto. Il conto non pagato cos'è? Devi portare roba dietro. Deve annullare tutto. Ok? Allora, quando si parla di attore secondario, attore di supporto, stiamo sempre pensando a dei casi in cui ci sia più di una persona
che, diciamo nello stesso luogo, perché di norma è così, interagiscono insieme sullo svolgimento di un caso d'uso. Mentre invece, se io avessi una distanza nello spazio, nel tempo, tra le due persone, si tratterebbe di casi di uso diversi. Esempio, studente inserisce un corso nel carico didattico. La segreteria approva la richiesta. Questo non è un caso d'uso unico, con un attore primario e un attore secondario. Sono due casi d'uso separati. Infatti, magari nel diagramma di processo avremo un box in cui lo studente inserisce e un altro box in cui la segreteria approva. Perché sono due casi d'uso separati? Perché lo studente, nel momento in cui ha inserito fine. Il suo obiettivo non poteva essere... L'obiettivo dello studente è inserire il corso. Non sarebbe corretto dire che l'obiettivo dello studente era... fosse di inserire il corso e farselo approvare. Non è l'obiettivo di quella singola interazione, non si può, non riesce a fare tutto in un colpo solo. Non è previsto, non è una delle funzionalità del sistema, quella dell'approvazione immediata della richiesta. E allora sono due casi d'uso, uno in cui l'obiettivo dello studente è quello di inserire un corso, l'altro è che l'obiettivo della segreteria, l'attore segreteria, sarà uno degli impiegati della segreteria, l'obiettivo è quello di verificare, meglio approvare, le richieste pervenute. Questa approvazione può essere fatta un minuto dopo, un giorno dopo, nel periodo di carico una settimana dopo, e non c'è quindi una continuità di tempo, temporale, anche solo di contesto. Cioè lo studente è vero che sì, rimane in pensiero dicendo ma speriamo che me lo approvino, ma non rimane collegato lì appeso una settimana aspettando che si stenda una lucina, no? Perché nel caso di un'interazione col sistema sta continuando, no, non sta continuando, si è interrotta l'interazione col sistema, io me lo vedo come token che si è spostato dall'inserimento della richiesta all'approvazione della richiesta. Allora, sai che poi quel token arriverà a te perché ti arriverà la notifica che è stato approvato pure me. Ma non c'è una continuità di interazione. Quindi un caso d'uso immaginiamocelo come qualcosa che è limitato nel tempo e nello spazio. Tu sei concentrato per fare una certa cosa. Concentrazione la puoi mantenere per qualche minuto su quel task specifico. Se poi questo task raggiunge un obiettivo, bene, finito, passo a fare altro. Ovviamente quel task sarà un pezzettino, magari un processo più ampio, quasi sempre. Processo più ampio di cui io stesso oppure qualcun altro dovrà fare dei pezzi in seguito. Ma poi ci sono casi d'uso separati, sono pezzettini separati. Quindi un caso d'uso non si può mettere in pausa, lasciare in sospeso. Lo inizio e o termina con successo o termina con fallimento. Punto. In un tempo limitato, nel tempo di una sequenza di interazioni tra utente e sistema. Sequenza di interazione vuol dire che ci stiamo parlando. Immaginate una conversazione, parli con un amico, sei lì, poi se lui se ne va via, la conversazione è finita, la puoi riprendere dopo, ma è già un'altra conversazione, non è più lo stesso. Quindi, questo ragionamento è per motivare che gli attori secondari a volte mi dicono sì, ma per fare questo serve anche l'altro, allora, un'altra persona, un altro attore per compiere questa azione, questo obiettivo. Chiediamoci sempre se questo attore è contiguo nel tempo e nello spazio con il primo ed è necessario che sia in quel luogo, in quel tempo, allora effettivamente può essere una storia di supporto e mette le mani sullo stesso sistema informativo. Se stiamo facendo un giochino online, in quelle sfide che ci sono a tempo, sì, anche se magari siamo lontani nello spazio, ma nel tempo, se io non vado avanti, tu non vedi il risultato della partita, non vedi fare la mancia successiva e così del genere. Allora in questo caso sono due attori, sono forse entrambi primari, ma diciamo che sono entrambi attori dello stesso caso d'uso, pur essendo distribuito come caso d'uso, perché il sistema è un sistema fatto in quel caso di più componenti. Ma in altri casi dove c'è una sequenza, prima uno fa una cosa, poi fa l'altro, sono casi d'uso separati, ciascuno con un attore solo che è l'attore primario.
Ok, quindi il proprio binario prendiamolo come norma. Chi sono gli attori possibili? Questo è uno dei requisiti che dobbiamo analizzare. Chiediamoci quali sono le persone, o meglio, le tipologie di persone che debbono interagire con il sistema. E cerchiamo di raggrupparle in categorie uniformi di persone. Perché poi ogni categoria di persone avrà accesso a certi casi d'uso e non ad altri, lo decidiamo noi. Quindi quali sono i ruoli con cui posso agire sul sistema. Poi in realtà ci sono altri attori che non sono umani, quindi non sono il primo punto, sono persone, e gli altri punti invece sono altri sistemi che devono interagire col nostro sistema. Quindi magari un altro sistema che deve fornire dei dati o che deve interrogare dei dati al nostro sistema. Questi sono un pochino, come dicevamo, dei casi limite rispetto al concetto di caso d'uso, però sono previsti. Oppure altri dispositivi fisici, un dispositivo, una macchinetta, una timbratrice, eccetera, che poi deve mandare i dati al mio sistema, comunque un sistema esterno che deve trasferire i dati. Questi li possiamo, per descrivere come funzionano, possiamo descrivere attraverso i casi d'uso in cui l'attore sia la macchinetta e non sia l'utente finale. Però noi ci concentriamo soprattutto su questi in cui l'attore è una persona. L'obiettivo del caso d'uso, come dicevamo, va sempre espresso in termini di obiettivo. L'obiettivo che abbia un valore che sia di senso compiuto e fornisca valore all'attore primario. Quindi nel caso del bancomat, inserire il PIN non è l'obiettivo, è un passo necessario. Anche raccogliere il denaro è un passo necessario, ma questo raccogliere il denaro ha significato per l'utente. Porta valore, a parte che fate il valore monetario, ma lo rende soddisfatto perché ha raggiunto, era un obiettivo che lui si era posto e questo obiettivo è stato raggiunto. Inserire il PIN in sé, di per sé, non è un obiettivo, non è qualcosa che ci dà piacere, ci dà soddisfazione, ho inserito il PIN giusto, sì, a volte sì, non lo ricordo, sei contento che non hai ancora l'Alzheimer, ma non è il motivo per cui no, inizi l'interazione. Quindi dobbiamo sempre chiederci, noi vogliamo descrivere, dare il nome al caso d'uso, no? L'obiettivo di quel caso d'uso, chiedendoci veramente cosa vuole ottenere quell'utente quando inizia quell'interazione. Piuttosto che non vogliamo invece descrivere che cosa l'utente fa. Quello lo descriviamo dopo. Ma soprattutto dobbiamo sapere cosa vuole fare. Quindi un obiettivo che è un'azione, un risultato che crea valore per l'utente ed è qualcosa di comprensibile, di senso compiuto per l'utente stesso. Non è una cosa tecnica, allora mette quella variabile a 3. Beh, che vuol dire, no? Quindi in qualche modo è come se i casi d'uso li potessimo esprimere con una schema, una frase tipo di questo genere. In qualità di attore, io voglio fare qualcosa in modo tale che possa raggiungere un certo risultato, possa avere un certo valore, un certo ritorno per me. Quindi ho questi tre ingredienti, attore, obiettivo e interazione. Quindi, ad esempio, in qualità di cliente della banca, il tipo di attore, quindi se abbiamo un banco, ma l'attore può essere cliente della banca, un cliente di un'altra banca, quindi tu puoi entrare col banco di un'altra banca, allora hai funzionalità diverse a cui puoi accedere, puoi essere l'omino che fa la manutenzione, può essere l'impiegato stesso della banca, ovviamente la macchinetta risponde in modo diverso a seconda di chi la usa. In questo caso siamo un cliente della banca, uno dei tanti tipi di utenti che possono usare questo sistema, voglio fare un prelievo. Perché? In modo da prendere del denaro per me. Allora, l'ultima frase ovviamente non è
diciamo, è descrittiva di cosa vuole fare l'utente, ma non è descrittiva di che cosa fa il sistema. Cioè si dice il motivo vero per cui l'utente si è dato quell'obiettivo. Però quello che è importante è questo obiettivo qua. Voglio far questo, non devo. No, a un certo punto si fa questo, no, voglio. È la volontà di compiere quell'azione. Compiere quell'azione è brutto, di raggiungere quel risultato. Raggiungere quel risultato implica una certa serie di azioni, perché non è una soluzione, più azioni da fare. Quindi abbiamo questo utente che a un certo punto si alza e dice voglio inserire un corso, voglio prenotare per levare i soldi. E il sistema, da contratto, qui stiamo ancora a scrivere dei requisiti, ricordiamocelo, deve permettere all'utente di fare questo, di fare le azioni. E quindi poi andremo a descrivere, qui dice il dettaglio della parte comportamentale, poi parleremo anche come descrivere come avviene questa interazione. Ma il fatto che quell'utente svolga quell'azione e che il sistema permette all'utente di svolgerla correttamente crea valore non solo per l'utente, ma anche per altre figure, che qui sono chiamati stakeholder, interessate nel funzionamento del sistema. Quando dicevo prima, lo studente inserisce un corso nel carico didattico, questo in qualche modo crea valore anche al docente che tiene quel corso. O crea lavoro, vabbè, crea valore. Quindi, le persone che sono interessate, che hanno un interesse, diretto o indiretto, non necessariamente monetario, che hanno proprio un interesse nella buona riuscita, nel successo di questo caso d'uso, sono, oltre all'attore primario, anche altri tipi di figure, altri attori. Addirittura potrebbero esistere degli stakeholder che non usano mai il sistema, non sono mai utenti diretti del sistema, ma hanno comunque un interesse, un beneficio dal fatto che il sistema funzioni, o meglio, questo specifico caso d'uso funzioni correttamente e venga usato dagli attori preposti ad utilizzarlo. Quindi quando descriveremo nel dettaglio dei casi d'uso ci chiederemo sempre, oltre all'attore primario, chi altri trae beneficio se questo caso d'uso va a buon fine? Chi altri invece ha la lacrimuccia se questo caso d'uso fallisce? Questi sono l'insieme di stakeholder che in qualche modo i cui interessi vengono garantiti dalla corretta implementazione del caso d'uso. Se io faccio il bancomat e quando chiedo 100 euro mi scala 100 euro dal conto ma poi me ne dà 120, cioè, gli interessi dell'attore primario in pieno, gli interessi della banca un po' meno. Quindi in ogni interazione c'è sempre un bilanciamento di interessi reciproci. Quindi la corretta implementazione del caso d'uso deve garantire gli interessi di tutti gli stakeholder, non solo dell'attore che in quel momento sta usando il sistema, che sarebbe ben felice di avere un bonus. Qui dice semplicemente che l'attore è sicuramente uno stakeholder, ma ne possono esistere altri. Come sempre, quando faremo l'elenco dei casi d'uso dovremo decidere qual è il confine, qual è l'insieme delle funzionalità che ci interessano. Questa l'avevamo già detto nel modello concettuale, l'abbiamo già detto nel modello di processo. Se uno continua a ragionare su un sistema, continua ad aggiungere altre parti che potrebbero essere in qualche modo c'entrano o si potrebbero collegare. No? Anche qua, anche nella parte comportamentale, a un certo punto ci dobbiamo fermare dicendo ok, questi sono i casi d'uso del sistema, questi altri sono fuori. Questi attori non mi interessano, perché non sono attori della parte del sistema che sto progettando. Queste funzionalità non mi interessano e quindi non descrivo questi obiettivi relativi a queste funzionalità perché non fanno parte della parte del sistema che sto progettando. Quindi l'importante è appunto non andare a descrivere cose che ci sono già, che il sistema fa già se stiamo pensando a una riprogettazione o a un miglioramento del sistema, non devo raccontare ciò che fa già.
solamente ciò che è oggetto di progettazione. Requisiti, cioè le cose da fare, le cose che devo implementare, e non descrivo requisiti che non sono miei, che sono di altri. Cioè, se io mando un SMS all'utente, non devo descrivere il caso d'uso in cui l'utente legge l'SMS, perché non sono io che faccio l'app di lettura dei messaggi. Io l'ho mandato, è finito lì. Poi ci penserà qualcun altro a fare in modo che il messaggio si possa leggere correttamente. Vabbè, questi sono alcuni metodi possibili per essere sicuri di tenere traccia di che cosa mi interessa e che cosa non mi interessa. Ad esempio, un esempio è provare ad avere un elenco delle macro funzionalità a livello molto alto del sistema e dire ok, queste mi interessano, queste altre sono fuori, e quindi me lo scrivo per essere sicuro di non andare a modellare questi aspetti che sono fuori, perché non sono di mia competenza. Un altro modo è quello di, anche qui ad alto livello, elencare quali sono le tipologie di attori e per ciascuna capire quali sono gli obiettivi che si può fare, che si può dare. Noi non useremo questa forma, useremo invece una rappresentazione grafica, okay? Che è quella dei diagrammi di casi d'uso, che è così. Allora, tutto questo discorso alla fine lo riassumiamo in una notazione estremamente sintetica, che è questa: use case diagram, diagramma dei casi d'uso. Il diagramma dei casi d'uso è composto da soli 4 ingredienti principali, più 2, 3 che aggiungeremo dopo. Ma gli ingredienti principali sono l'attore, l'obiettivo, quindi l'attore che è l'omino, l'obiettivo del caso d'uso o il caso d'uso stesso, questa freccia che è la partecipazione, cioè il fatto che questo attore partecipa a questo obiettivo, può porsi questo obiettivo, possiede questo obiettivo, può attivare questo obiettivo, useremo un po' queste frasi, può darsi questo obiettivo, può attivare questo caso d'uso, 1, 2, 3, 4 il sistema, il quarto ingrediente è il sistema, in questo caso è il bancomat, che è stato descritto da un rettangolo che contiene i casi d'uso implementati da quel sistema lì. E la rappresentazione del sistema è opzionale, nel senso che se abbiamo un sistema solo da descrivere è inutile fare il rettangolo. Il rettangolo è utile invece quando abbiamo un sistema che è fatto di più componenti, cioè la parte server, la parte mobile, allora di chi è questo caso d'uso? Dove va implementato? Nel server o nel client? O nell'app? Allora a questo punto è utile circondare l'insieme di casi d'uso implementati in una parte del sistema da un rettangolo che identifica quale sia questa parte del sistema. Se il sistema è unico, possiamo, nella maggior parte dei casi, possiamo omettere il rettangolo complessivamente. Quindi questa singola freccia riassume tutto il pippone di mezz'ora di discorso che abbiamo fatto, che quello è un attore del sistema, che quello si può dare a questo obiettivo, che quando si dà questo obiettivo significa che compie una certa sequenza di interazioni col sistema, che possono andare a buon fine, e se vanno a buon fine viene raggiunto l'obiettivo che è descritto qui, se non vanno a buon fine invece questo obiettivo non viene raggiunto. Quindi la definizione di successo in un caso d'uso è il nome che c'è scritto qua. Io qui non faccio il riassunto veloce di che cosa deve fare, descrivo solamente il punto d'arrivo, solo l'obiettivo. E questa freccia dice che gli utenti con un ruolo di cliente, di customer, possono visualizzare il saldo del proprio conto. Così come possono caricare il cellulare, così possono prelevare moneta. Questa rappresentazione, dicevo già prima, è piatta. Sono 3 casi d'uso, potrebbero essere 12, delle possibili motivazioni per cui quel cliente si avvicina al bancomat e comincia a interagire.
Questo, se nel caso in cui uno dicesse ma guarda che non puoi caricare il cellulare se il saldo è negativo, qualcosa di questo genere, cioè ci possono essere delle condizioni, delle regole per cui alcune di queste interazioni non sono possibili. Qui non lo vedo. Qui descrivo tutti i casi d'uso come se fossero tutti possibili sempre. In realtà sappiamo che ci sono dei vincoli in più, che sono i vincoli descritti dal processo, che fanno sì che poi in un determinato istante di tempo quel determinato attore può effettivamente attivare solo alcuni e non tutti in questi casi d'uso. Però questa informazione non c'è qua. Come sempre stiamo parzializzando l'informazione. Questo è solamente, come dicevamo prima, l'indice. Quali sono tutti i casi d'uso? Poi ciascun caso d'uso andrà poi descritto internamente o in un modo sintetico, un brief, cioè un paio di frasi che riassumono che cosa succede, oppure una descrizione di testo libero che in the form of a summary or story, cioè cerca di raccontare cosa succede in quel caso d'uso andando a raccontare l'interazione tra utente e sistema. È una storia, è come una storia vista dall'esterno, vista da qualcuno che osserva quell'interazione. A noi questa forma non piace molto perché è un po' troppo libera come scrittura, per cui uno ci si perde. Preferiamo descrivere questa storia in una forma dettagliata, non fatevi ingannare da questo long perché poi non sarà particolarmente lungo, ma che segue un certo schema ben definito. Questa storia non cerchiamo di esercitare la nostra capacità di scrivere prosa, ma soprattutto di dettagliare quali sono i passaggi fondamentali. Quindi di fatto, tralasciando l'ipotesi centrale, una descrizione di un caso d'uso può essere sintetica, due righe, oppure dettagliata, e noi chiameremo più avanti narrativa, descrizione dettagliata narrativa di un caso d'uso, in cui do una serie di campi, una serie di informazioni ben definite, formalmente definite, secondo un certo template, un certo modello. Quindi una descrizione breve potrebbe essere una cosa di questo genere, adesso non abbiamo bisogno di leggere cosa c'è scritto. Se invece è un attore che può darsi un certo obiettivo e in due parole ti dico che cos'è. Non ti sto ancora guidando a come avviene questa interazione, però ti sto spiegando meglio qual è l'obiettivo e quali sono le azioni principali per poterlo raggiungere. Quando siamo in bisogno di sintesi oppure vogliamo raccontare molti casi d'uso in poco spazio, per dare una prima idea è una descrizione possibile. Ok, quindi a questo punto dividiamo il lavoro in due parti, e sono due argomenti diversi dal punto di vista del corso dell'esame. Il primo argomento in cui entriamo è: facciamo i diagrammi di casi d'uso. Quindi impariamo le regolette su questi diagrammi di casi d'uso, che ci servono per definire, come dicevo, l'indice delle funzionalità possibili. E su questo staremo di solito 2 settimane. L'argomento successivo sarà invece quello di descrivere la narrativa dettagliata dei casi d'uso. Quindi, preso un singolo caso d'uso, che a questo punto sappiamo già come è fatto, come si pone rispetto agli altri, descrivere come viene realizzato. E questo sarà, diciamo così, il contenuto delle 2 settimane successive. Allora, questi casi d'uso, dicevamo, si rappresentano attraverso dei diagrammi che cercano di raccogliere insieme nello stesso diagramma più casi d'uso, teoricamente tutti, ma meglio tutti, magari nel suo disegno non ci stanno, molti casi d'uso raggruppati in qualche modo per pertinenza. Nei diagrammi di casi d'uso, così come sono standardizzati dall'UML, compare solo l'obiettivo, okay? Quindi la parte di brief o di narrativa non c'è, non ce l'abbiamo. L'UML non ha standardizzato la parte narrativa, loro sono una forma di gioco più grafica, e quindi noi ci appoggeremo su un altro tipo di standard quando vedremo quella parte.
gli elementi della grammatica visuale sono già quelli che abbiamo visto, attori, casi d'uso. Qui il caso d'uso è descritto con una definizione strana, un'unità funzionale che è parte del sistema, è una funzione che è parte del sistema, non è una parte fisica del sistema che implementa il caso d'uso, è una delle cose che il sistema fa, una funzionalità del sistema. E i casi d'uso e gli attori sono collegati da una linea che indica la partecipazione al caso d'uso stesso. Nel caso più semplice abbiamo l'attore primario che partecipa a un caso d'uso. Basta una linea tra l'attore primario e il caso d'uso stesso. Nei rari casi in cui ci sia un attore di supporto o un attore secondario, lo indichiamo come ulteriore attore con una etichetta tipo support, per indicare che questo non è un altro possibile attore primario, ma è un attore secondario che deve agire congiuntamente con quello primario. Caso raro. Nelle altre due figure si differiscono per la presenza di una freccia. Cosa indica la freccia? Indica l'avvio dell'interazione, cioè chi fa il primo passo, a chi tocca battere la pallina del ping pong, a chi sta la battuta, chi lancia la prima pallina, chi lancia la prima interazione, l'attore o il sistema. Nella maggior parte dei casi è l'utente che inizia l'interazione, cioè accendo il computer, apro il browser, metto la password, schiaccio, seleziono la voce dal menu e allora poi il sistema risponde. Quindi nella maggior parte dei casi siamo nel caso 2, in cui l'esecuzione del caso d'uso si avvia con un'azione dell'attore. Se l'attore non fa nulla, il caso d'uso non inizia. Il caso d'uso inizia grazie a un'azione esplicita dell'attore. Metto la testa nel banco, ma tocco il touchscreen, sblocco il telefono, cosa volete. Però è sempre un'azione d'uso. Al punto che, cioè il caso normale, talmente normale, al punto che noi questa frecciolina la lasceremo quasi sempre sottintesa. Cioè usiamo semplicemente una linea. Non sarebbe sbagliato anche mettere la freccia, ma il caso normale sottinteso, cerchiamo sempre per economia di lasciare sottintese le cose che sono il caso più comune, no? Quindi il primo caso e il secondo di fatto sono equivalenti per noi. Se uno vuole fare il fine, UML dice che in questo caso non è specificato chi inizia per prima, però noi siamo messi d'accordo che se non è specificato inizia la prima. Invece ci sono delle condizioni in cui la prima interazione, il primo scambio di interazione parte dal sistema e quindi all'utente, all'attore spetta la seconda azione, non la prima. Esempio, suona il telefono, cioè non sono io che gli dico suona, è lui che suona e allora lui mi sta passando un'informazione, che io lo voglia o no, che tizio mi sta chiamando. Poi a quel punto tocca a me decidere, rispondo, non rispondo, lo metto silenzioso, eccetera eccetera. Allora, la seconda azione è mia, ma la prima è del sistema. Arriva una notifica, arriva quando vuole, poi sono io che decido di ignorarla oppure prendere in carico, fare qualcosa. Quindi ci sono delle condizioni in cui il sistema obbliga l'utente a interagire, o perlomeno compie lui il primo passo di interazione, e si presume che poi l'utente segua un secondo passo. Poi, come sempre, l'utente non lo possiamo mai obbligare a far nulla, per cui il telefono può suonare finché vuole, ma se io sto dormendo della grossa, lui può fare
quello che vuole, io non risponderò mai, no? Oppure sono fuori a giocare a pallone, il telefono può fare quello che vuole. Però sono condizioni, interazioni che non vengono, non, da un lato quando il sistema le attiva l'utente in qualche modo è chiamato, non obbligato, ma chiamato a continuare, ma nello stesso tempo l'utente, anche se volesse, non potrebbe iniziarla. Cioè non è che posso dire adesso rispondo al telefono, no, cioè o fai una chiamata, non puoi decidere tu di rispondere, perché l'azione di rispondere deve iniziare dal telefono, che prima squilla, allora poi tu rispondi. Poi la sapete che facciamo finta a volte quando c'è qualcuno antipatico che ci sta parlando. Quindi sono proprio due casi, due condizioni molto diverse. La condizione normale, nella stragrande maggioranza dei casi, per fortuna, siamo ancora noi che decidiamo di fare le cose. Però ci sono dei casi in cui effettivamente, magari in condizioni di urgenza, il sistema ci dà uno scossone per dire adesso devi fare una certa cosa. E allora lo identifichiamo dalla frecciolina che va dal caso d'uso verso l'attore. Ricordiamoci che questa frecciolina significa che nella descrizione dettagliata che faremo più avanti, sui casi d'uso, la prima azione, il primo passo spetterà al sistema. Altrimenti il primo passo spetterà sempre all'utente. Ok, poi esistono su questi ingredienti di base, che sono il caso d'uso, l'attore e la partecipazione, esistono delle relazioni in più, delle varianti in più. Beh, innanzitutto la relazione tra attori e casi d'uso è una relazione molti a molti, cioè quell'attore può avere più casi d'uso. Ma è anche vero, non abbiamo fatto un disegnino che lo facesse vedere finora, che un determinato caso d'uso può essere attivato anche eventualmente da attori diversi, separatamente, individualmente, cioè attori primari diversi. Esempio, inserisco l'esame nel carico didattico, può essere quell'azione, può essere compiuta dallo studente oppure dall'impiegato della segreteria. Cioè quando voi andate a sportello non siete voi l'attore primario, quando voi andate in segreteria, ok, per fare qualche pratica, voi non state usando il sistema informativo, state parlando con una persona. Questa persona a sua volta usa il sistema informativo, quindi è l'impiegato dello sportello, chiamiamolo attore segreteria, che sta attivando certe funzionalità. E magari voi dite io devo inserire questo corso e lui te lo fa. O lei te lo fa. E quindi lo stesso caso d'uso, cioè l'inserimento di un corso, può essere attivato da attori diversi, l'attore studente o l'attore segreteria. E in questo caso semplicemente sono due attori, entrambi partecipano. Quando abbiamo un diagramma in cui più attori partecipano allo stesso caso d'uso, significa che possono separatamente, indipendentemente l'uno dall'altro, attivare quel caso d'uso come attore primario. Non stiamo dicendo che devono farlo insieme contemporaneamente. Sono tutte le tipologie di utenti che possono fare questa azione. Stiamo dando facoltà, permesso, no, di attivare quella funzione. Possono esistere però dei casi d'uso, o meglio, delle porzioni di casi d'uso riusabili, riutilizzabili. Un esempio molto frequente, che poi appunto è talmente frequente che poi lo lasceremo sottinteso, è che per svolgere una certa funzionalità io magari devo autenticarmi, devo fornire, ad esempio, fornire il serial pin, no? Il serial pin di per sé sembra una cosa stupida, però se tu gestisci l'inserimento e la possibilità di errore, di reinserire, eccetera, sono 4-5 passaggi che tu dovessi descrivere sia nel percorso di prelievo moneta, sia nel percorso di caricamento del cellulare. Ci sono quei 5-6 passaggi che gestiscono, inserisci la prima volta, hai sbagliato, riprova, eccetera, che sarebbero uguali. Allora, quando esistono delle sequenze di caso d'uso che sono ripetute in più casi d'uso diversi, è possibile metterlo in evidenza estraendo quella porzione con una relazione di inclusione. Cioè questo caso d'uso include quest'altro e questo secondo caso d'uso include anche il primo.
vuol dire che per svolgere il caso d'uso prelevo moneta, prelevo denaro, devo a un certo punto al suo interno svolgere anche i passaggi specificati da autenticarsi. E anche gli stessi passaggi dovrò svolgerli a un certo punto nella procedura che mi permette di ricaricare il cellulare. Una cosa da notare, ok, quindi è una sorta di procedura, funzione che mettiamo da parte e possiamo richiamare quando ci serve all'interno di casi diversi. La cosa da notare è che non c'è una partecipazione, quindi una linea, tra attore e caso d'uso incluso. Non c'è una linea customer, linea authenticate. E non perché me la sia dimenticata, ma perché autenticarsi non è un obiettivo del cliente. Non è un obiettivo che crea valore. È un passaggio obbligato per poter raggiungere altri obiettivi, i quali sì creano valore. Ma l'autenticazione in sé non è un obiettivo che il cliente si darebbe. Quindi i casi d'uso inclusi, solitamente, non sono essi stessi casi d'uso. Nel senso che non portano valore a nessuno degli attori e quindi non avremo mai la linea che li rende attivabili indipendentemente. Sono semplicemente una parte. Infatti più tra poco li chiameremo a livello di sub-function, una sottofunzione, che però da sola non ha valore. Altro costrutto, reazione tra gli attori. Possiamo usare la freccia di generalizzazione, cioè quella che usavamo già per le classi, una classe e una sottoclasse di un'altra, ecco, con lo stesso significato la possiamo usare tra gli attori. Cosa stiamo dicendo? Dicendo che qua ci sono due tipi di attori, l'utente e l'amministratore, e stiamo dicendo che l'amministratore è anche un utente. L'utente ha certe funzionalità, l'amministratore è anche un utente, quindi l'amministratore può avere in automatico tutte le azioni, tutti i casi d'uso che già l'utente possiede. In più l'amministratore è un utente specializzato e quindi può avere dei casi d'uso tutti suoi, che sono accessibili solamente dagli utenti di tipo amministratore. Quindi questo ci è utile quando abbiamo una gerarchia di tipologie di utenti, alcuni più generici e altri più potenti, più specializzati, che possono fare più cose, e non vogliamo stare a ripetere, ad agganciare all'amministratore tutte le cose che l'utente può fare. Diciamo semplicemente che l'amministratore è un tipo speciale di utente e come tale è un utente e può fare tutte le cose che un utente può fare e poi eventualmente ne potrà fare delle altre. La freccia va sempre dal più speciale al più generale. Quindi un po' una piramide rovesciata al contrario, mi pare che adesso non ce l'avevo la figura. No, niente. No, se immaginiamo l'utente generico, cioè l'utente anonimo, l'utente normale, l'amministratore e il gestore del sistema, quello che è in punta alle frecce, quello che è più in alto di tutti è l'utente generico, anonimo. Quello che è più in basso di tutti, perché in realtà lui eredita tutto ciò che fanno quelli sopra, è il super utente, il gestore massimo del sistema. E quindi questo ci permette di riassumere alcune relazioni. Il terzo costrutto, e ultimo, si chiama estensione. Ed è
una relazione tra casi d'uso. Facciamo un esempio. Io ho un sistema di commercio elettronico. Io posso fare due cose. Uno, navigare il catalogo, curiosare. Cioè, io mi metto lì e dico, adesso andiamo un po' a vedere cosa c'è, quali sono i nuovi modelli di coltellino svizzero che sono usciti. Andiamo a vedere su questo sito. E il mio obiettivo è acquisire informazioni. Quindi di per sé è un caso d'uso sfogliare il catalogo, che è importante perché devo permettere all'utente di poter trovare, visualizzare ciò che vuole, eccetera, eccetera. Caso 1. Caso 2, ho già in mente che cosa voglio acquistare e quindi vado su quel sito per comprarlo. Quindi magari ho già anche addirittura il codice del prodotto, ho già il link che punta al prodotto, e quindi ho l'acquisto vero e proprio. Quindi entro, attivo questo secondo caso d'uso sapendo già cosa voglio comprare, e quindi qua descriverò quali sono i passi che devo fare per comprare il prodotto. Però questo cosa vorrebbe dire, che se il sistema fosse progettato così? Che se io non sono sicuro, devo prima entrare nel sistema, farmi un'idea di che cosa voglio analizzando e navigando nel catalogo, poi torno all'home page e rientro in qualche modo, riparto da capo, reinserendo le informazioni del prodotto che voglio acquistare, per entrare nella catena di acquisto. Il fatto che nessun sito funzioni così, ovviamente, perché non è buona idea. Allora, come facciamo a modellare queste informazioni? Quello che stiamo dicendo è che l'obiettivo dell'utente può cambiare nel tempo, prima della conclusione del caso d'uso. Cioè, se io mi sono messo lì semplicemente per dare un'occhiata e poi, mannaggia, ho visto una cosa che mi piace davvero, allora dentro di me l'obiettivo, che era semplicemente dare un'occhiata, diventa voglio comprarlo. Allora, dal caso d'uso sfoglia passo automaticamente al caso d'uso acquista, senza dover ricominciare da capo. Quindi questa freccia di estensione in qualche modo mi dà i percorsi agevolati che il sistema può offrire all'utente quando vogliamo permettere all'utente di, diciamo così, incrementare, migliorare, cambiare l'obiettivo in corso d'opera. Allora, questi sono due casi di uno separati, vedete che ognuno di due ha la freccia, quindi può essere attivato separatamente l'uno dall'altro. Ma vogliamo anche permettere che quando uno inizia questo caso d'uso non necessariamente lo porti a termine, perché a un certo punto passa all'altro. Quindi questo Browse Catalog ha un punto di estensione e può essere esteso dall'acquisto del prodotto. L'acquisto del prodotto in qualche modo può estendere la navigazione. La freccia è un po' strana che punta verso l'alto, no? Perché punta dal caso in cui mi trovo al contrario rispetto al caso in cui mi devo portare. Perché questo secondo, quindi l'utente entra di qui e poi passa di qua risalendo la freccia al contrario. Perché il significato della freccia è che questo secondo può estendere, cioè trasformare il primo, quello di sopra. Quindi a un certo punto, nel caso di sopra, ci sono appunto quei punti di estensione, ci sono dei momenti in cui l'utente può decidere di fare una cosa diversa, quindi continua, inizia il caso d'uso sopra e poi però finisce qua sotto. E quindi questo sotto estende il comportamento di quello sopra. Non è una generalizzazione, non è una reazione di disagio generale specifico. Sono due casi indipendenti in cui semplicemente prevediamo già che l'utente voglia passare da uno all'altro. Ecco, questi sono essenzialmente i costrutti che usiamo per comporre i nostri diagrammi di casi d'uso. Quali diagrammi avranno una forma, adesso questo è un esempio buttato lì per mettere insieme un po' tutto. Vedete che sono più attori diversi, più casi diversi e frecce che dicono quali attori possono attivare quali casi.
Ok? Allora, quello che faremo la settimana prossima, perché giovedì purtroppo non ci vediamo, è fare qualche esempio ovviamente su questo.